Siamo a pagina 801, l'oggettività. Ci ha già spiegato Hegel che l'oggetto è il sillogismo, è il concetto. Il concetto non è altro che l'unione di essere ed essenza. E infatti dice qua, nel primo libro della logica oggettiva fu mostrato l'astratto essere in quanto passava nell'essere determinato, ma in pari tempo tornava nell'essenza, un movimento invece dell'essere all'essenza. Nel secondo l'essenza si dà a vedere come quella che si determina a fondamento o ragion d'essere, entra con ciò nell'esistenza e si realizza fino a farsi sostanza, ma di nuovo torna nel concetto. Ripete i movimenti dialettici di fatto. Del concetto si è ora anzitutto mostrato che si determina quale oggettività. Oggetto. Chiaro che non c'è l'oggetto senza un soggetto per il quale è oggetto. È chiaro di per sé che quest'ultimo passaggio, secondo la determinazione sua, è quello stesso che si affacciò una volta nella metafisica come conclusione dal concetto, cioè dal concetto di Dio, alla sua esistenza, ossia come la cosiddetta prova ontologica dell'esistenza di Dio. È noto, parimenti, che il più sublime pensiero di Descartes, che cioè Dio è quello il cui concetto include in sé il suo essere, dopo che fu ricaduto nella cattiva forma del sillogismo formale, cioè nella forma di quella prova, soggiacque finalmente alla critica della ragione e dal pensiero che l'esistere non si lascia ricavare dal concetto. E si è già detto, messo in chiaro, qualcosa riguardo a questa prova, l'avevamo già visto. Qui dice, l'esistere non si lascia ricavare dal concetto. È vero. L'esistere non è che è ricavato dal concetto, l'esistere è il concetto. Che è diverso. Non è una cosa che si aggiunge. Nella parte prima, essendo scomparso l'essere nel suo primo contrapposto, che è il non essere, ed essendosi mostrato qual verità di ambedue il divenire, si fece notare lo scambio che accade allorché, a proposito di un esistere determinato, si tiene fermo non già il suo essere, ma il suo contenuto determinato, ed allorché perciò si crede che, confrontandosi questo contenuto determinato, per esempio i 100 talli, non so se vi ricordate quando faceva l'esempio, e con un altro contenuto determinato, per esempio col contesto della mia percezione o con i miei mezzi di fortuna, e trovandosi che fa così una differenza che quel contenuto si sopraggiunga a questo oppure no, si parli in tal caso della differenza dell'essere e del non essere, o addirittura di quella dell'essere e del concetto. Oltre a ciò, in quello stesso luogo, e nella parte seconda c'è, fu chiarita quella determinazione di una somma di ogni realtà che si affaccia nella prova ontologica. La trattazione, condotta ora appunto a termine del concetto e dell'intero corso per cui esso si determina quale oggettività, riguarda appunto l'oggetto essenziale di quella prova, il nesso, cioè, del concetto e dell'esistere. Come negatività assolutamente identica con sé, il concetto è quello che determina se stesso. Si notò che già in quanto nell'individualità si risolve a giudizio, esso si pone come reale, come ciò che è.
questa realtà ancora astratta si compie nell'oggettività. Qui c'è un punto importante, dice Hegel. E cioè il concetto si determina da sé. Questione che meriterebbe a questo punto una riflessione che riguarda il linguaggio, il suo funzionamento. Il fatto che il linguaggio si determini da sé, in un certo senso si autoproduca, ma in quale senso? Occorre precisarlo. E cioè, dicendo qualcosa, nel momento in cui io dico qualche cosa, il mio dire produce un detto. Ora, questo detto è ciò che significa il mio dire. Per cui non c'è il mio dire senza il detto, sono i due momenti, sì, distinti ma inseparabili, attraverso cui il linguaggio si svolge. Per cui nel momento in cui si pone un elemento, immediatamente si pone anche l'altro. Potremmo dire con Hegel il suo negativo, ciò che si oppone in quanto non è il primo, ma questo secondo tra virgolette, adesso vedremo perché, secondo elemento è quello che fa esistere il primo, cioè è il mio detto che fa esistere il mio dire, che non c'è senza il detto, perché sono la stessa cosa ovviamente. Però, iniziando a dire, si mette in atto questo, chiamiamolo meccanismo, anche se non è un meccanismo, questo processo in cui il linguaggio si autopone, poi lo vedremo con Gentile, lui parla di autotesi, autotesi. Sarebbe l'autoporsi, no, letteralmente. Questo autoporsi del linguaggio, cioè di prodursi da sé, si produce da sé nel momento in cui il linguaggio instaura una distanza tra il dire e il detto. Adesso continuo a usare questi termini oggi, ma dove il dire fa esistere il detto, ma lo fa esistere nel senso che fa parte del dire, non sono separabili, quando c'è uno c'è l'altro immediatamente. Questo è l'autoporsi del linguaggio con tutto ciò che in Hegel questo comporta, e cioè il fatto che, torniamo all'esempio di prima, il mio dire comporta un detto, ma questo detto scompare tornando nel dire e facendo del dire il mio dire. E forse era più chiaro nell'esempio ripreso da adesso su significante e significato. È chiaro che occorre un significato, ma questo significato scompare nel momento in cui si dice, scompare a vantaggio del significante che da quel momento significa e quindi è significante. E questo è il movimento del linguaggio. Ciò per cui il linguaggio produce, crea nel senso che dicendo
creò un detto. Ma creando questo detto, è il detto anche si dilegua, torna nel dire e crea il dire che non esisteva prima, in un certo senso. Questa è la produzione del linguaggio, propriamente l'autoprodursi del linguaggio, creando il detto, ovviamente pone un qualche cosa che si oppone al dire, e quindi un altro elemento apparentemente esterno, apparentemente, però è questo l'avvio di ogni pensare a qualche cosa che sia fuori dal linguaggio, sia fuori dal dire. Muove dall'idea che dicendo produco qualche cosa che in quel momento appare fuori dal mio dire, senza tenere conto che appare, è una rappresentazione, ma di fatto il detto è simultaneo ed è lo stesso dire. Questo è qualcosa che ci aiuterà anche a intendere la questione di cui parlerà tra un po', della teleologia, cioè della tecnica. Perché? La tecnica, ricordate la definizione che dà Heidegger, produzione di mezzi in vista di scopi, così. Beh, tenendo conto di ciò che ci ha detto rispetto al sillogismo, il sillogismo compiuto che non è altro che tenere conto da parte di Hegel, la sua trattazione, che i tre sillogismi che considera, cioè deduttivo, induttivo e analogico, in realtà sono un sillogismo, perché non c'è uno senza l'altro. Quello deduttivo necessita di quello induttivo necessita di quello analogico. Sono un unico sillogismo. Sillogismo compiuto, no? Non il sillogismo formale. Perché il sillogismo formale è quello che non compie mai questa operazione, ma mantiene, pensa di mantenere, separati questi tre sillogismi come se fossero figure, mentre Hegel li considera come momenti di un tutto. Quindi cosa succede a questo punto? Succede, mantenendoli separati, cioè nel sillogismo formale, succede che nel sillogismo il medio, che media tra la maggiore e la conclusione, dovrebbe essere quella cosa che consente di concludere, cioè di stabilire attraverso la conclusione qual è l'oggetto a cui tende il sillogismo, cioè universale. Solo che
avviene questo, dice Hegel, che poiché questo oggetto a cui tende il sillogismo come scopo, no? Universale è lo scopo del sillogismo, cioè affermare una cosa universale, appunto. Questo oggetto si rivela incapace, dice Hegel, di soddisfare lo scopo. Per questo motivo, che in questo movimento del sillogismo formale, sempre naturalmente, l'oggetto è mantenuto separato dal soggetto, dal soggetto, cioè dall'individuo. Che succede a questo punto? Che non può avvenire, mantenendo separate le due cose, non può avvenire quell'aufhebung, no? Quel ritorno dell'oggetto sul soggetto, tale per cui il soggetto si fa oggetto e una volta fattosi oggetto si pone di nuovo come soggetto. Questo dunque nel sillogismo formale non può avvenire, cioè non può avvenire l'aufhebung, non può avvenire il compimento dello scopo, perché lo scopo nel linguaggio è quello di stabilire, di poter determinare, tornando all'esempio di prima, determinare il dire. Potete pensare anche soggetto e oggetto come significante e significato, come immanente trascendente. Dopotutto, la necessità che l'oggetto torni sul soggetto non è altro che la necessità che il significato torni sul significante, per renderlo significante. Non è che un sillogismo sia animato da una vita propria. È il linguaggio che funziona in quella maniera, cioè dicendo qualcosa, il mio dire è come se si separasse dal detto che mi trovo di fronte, ma perché il mio dire sia quello che è, occorre che questo detto torni sul dire e me lo faccia stabilire, determinare in quanto il mio dire. È un po' come la questione dell'essere che Hegel esplora molto bene, no? L'essere in quanto tale è indeterminato finché non dico che cos'è l'essere, ma per dire che cos'è l'essere occorre che ponga un'essenza a ciò che l'essere veramente è, ma questa essenza non può che essere ciò che l'essere non è. Che cos'è ciò che l'essere non è? Non è essere, ovviamente. Questo per indicare questo, la necessità di questo movimento, che non può non darsi. Cioè, questo è il linguaggio, questo movimento è il linguaggio, naturalmente. Se, per assurdo, togliessimo questo movimento, il linguaggio cesserebbe di esistere. E noi insieme con lui, naturalmente. Quindi ecco, la tecnica tiene separati, potremmo dire così, essere dito in modo un po' più semplice, hegelianamente non del tutto appropriato, ma diciamo che tiene separato il soggetto e l'oggetto, l'individuo e l'universale. E il medio che è quello che dovrebbe connettere i due, da un medio che da una parte è rivolto verso l'individuo e dall'altra verso l'universale, dovrebbe concludere con l'universale, no? Ma non lo può fare. Non lo può fare perché questo oggetto, questo universale,
che sarebbe lo scopo. Viene a ritrovarsi come un qualche cosa che non si è di fatto compiuto, cioè non si è determinato in quanto soggetto, in quanto individuo. Rimane un oggetto, la dico in modo un po' rozzo, ma come in attesa, no, di essere ricondotto al soggetto e quindi attraverso l'autentum compiere questa integrazione. Quindi l'oggetto, come dicevo prima, è come se rimanesse in attesa, no? Ecco perché, restando in quella posizione, si pone questo oggetto, anziché come il raggiungimento dello scopo, come un altro strumento che deve raggiungere l'oggetto e che non raggiunge, non lo raggiunge mai, perché questo oggetto si mostra sempre come un qualche cosa che non ha la possibilità di determinarsi come individuo, perché dovrebbe tornare sul soggetto, fare quel movimento, esattamente il movimento che fa il significato, no? Cioè, il significante dal significato che torna al significante e lo rende tale. Quindi ogni oggetto nella tecnica, mantenendo separati queste due figure, anziché porle come momenti, nella tecnica ogni oggetto ha questo, chiamiamolo destino, di diventare uno strumento, di diventare sì un mezzo, uno strumento, che di nuovo si porrà come un oggetto in attesa di raggiungere lo scopo, che non raggiungerà, e di nuovo si porrà come uno strumento, e così via, come dice Hegel, all'infinito. E questa è la tecnica. Ecco, adesso gli ho raccontato, diciamo, Severino, che si è occupato molto di tecnica, comunque non l'ha mai chiesto in questi termini. No, ma perché vedo che uno studioso di Hegel. Lo conosceva la mia vita, Hegel. Ciononostante, Severino si è trovato a non porre mai l'aufebum realmente, no? Quando lui fa il suo esempio dell'essere, del non essere, no? Cosa fa? Li mantiene separati, non c'è mai l'integrazione. Se ci fosse, allora l'essere non sarebbe più l'incontrovertibile, ma sarebbe anche il non essere. Cosa che invece Severino cerca di evitare in tutti i modi. E questo, in un certo senso, il limite, il volere mantenere, per evitare a tutti i costi il divenire, a tutti i costi, no? È costretto a tenere separate queste due cose. Solo che tenendole separate incontra un'altra serie di problemi. Questo della tecnica è uno, ma non è il peggiore. E Hegel la pone in questo modo, adesso io ve l'ho riassunta, la tecnica è, in quanto sillogismo formale, no? Tiene separate le figure, non unisce mai. Tenendole separate, ogni volta che il medio deve concludere con l'oggetto, con l'universale, no, con l'affermazione universale, si trova di fronte un oggetto che non è individuo, è un oggetto che attende di essere determinato, e la sua determinazione la ottiene soltanto rivolgendosi, riflettendosi sul soggetto e diventando quindi in sé. Questo non lo può fare mai se li tiene separati, quindi ecco questa rincorsa continua, inevitabile, infinita, no? Di oggetti, ogni volta che
che incontro l'oggetto, questo oggetto mi si mostra come uno strumento per un altro oggetto, perché quello di prima non era l'oggetto, non era quello. Come dicevamo anche nel discorso scientifico, siccome niente di natura, poi si studiano le interazioni, le proprietà, non si dà mai una definizione assoluta. Eh no. Può essere che, tornando alla potenza di tanto significato, in questo caso l'oggetto rimanga significante, non riesca in qualche maniera Sì, è come a significare. Proprio perché non c'è questo ritorno del è come l'essere senza l'essenza, è indeterminato, è nulla. Perché questa idea, no, cioè del continuo, diciamo, bisogno, no, del progetto, eccetera, eccetera, che si piace a questo, che è come se non si cogliesse il significato, come se il significato non ci fosse. Esatto, mi significa. Come dire, devi proprio quello, ma non è quello, cioè non è quello che significa. No? Eh sì, perché il significato sarebbe l'oggetto posto come individuo, no? Oggetto, oggetto, l'oggetto è il significato del soggetto, no? Ciò che significa il soggetto, questo è che dice già nella fenomenologia, soggetto e oggetto sono lo stesso, perché non c'è uno senza l'altro, sono i due momenti dello stesso. E quindi certo non trova il significato, non trova ciò che di fatto è quella cosa lì. L'oggetto non torna sul soggetto, ma rimane lì. Esatto. In attesa. E in attesa di che? In attesa infinita a questo punto. Non so se non c'è la fede. Un'attesa infinita che è appunto quella produzione di mezzi in vista di fini di cui parla Heidegger. Che non si ferma mai, si sposano perfettamente le due. Ecco. Vediamo se rimane qualcosa di. Adesso vi ho illustrato tutto. Allora andiamo direttamente alla questione della teleologia che ci interessa di più, che in effetti era una sorta di riflessione intorno alla tecnica, no? La teologia, la teleologia, no? E il discorso sui fini. Ultimi oppure no, secondo dei casi. Però sono quei fini, quegli scopi di cui la tecnica si occupa, perché la tecnica produce, appunto, come abbiamo detto, strumenti per ottenere dei fini. E qui dice a un certo punto, 834 verso metà pagina, poco dopo. Sì. Il meccanismo e la finalità stanno uno di contro all'altro, appunto per questo non si possono prendere come equivalenti, quasi ciascuno di essi fosse per sé un concetto giusto di valore uguale all'altro e tutto si riducesse a sapere qual dei due, caso per caso, si possa applicare, no? Cioè le cose procedono per via di un meccanismo o c'è una finalità in questo meccanismo, no? Procedono meccanicamente o c'è uno scopo? E dice la prima questione necessaria, poiché sono contrapposti, è di sapere quale dei due sia il vero, e la vera e propria questione d'ordine superiore è se la loro verità non sia costituita da un terzo, oppure se l'uno non sia la verità dell'altro. Questo già pone una questione importante in Hegel, dove non si tratta mai di una contrapposizione tra due figure, ma di intendere come queste due figure che appaiono
sono momenti di un tutto. Ecco, dice a pagina 840 verso l'inizio, lo scopo, dice, è l'universale concreto che ha in lui stesso il momento della particolarità ed esteriorità, no? Cioè ha in sé il medio, ed è perciò attivo e costituisce lo stimolo a staccarsi da se stesso. Il concetto è ad ogni modo, come scopo, un giudizio oggettivo, dove l'una determinazione, il soggetto, cioè il concetto concreto, è come determinata da se stessa, e l'altra poi non è soltanto un predicato, ma è l'oggettività esteriore. Soggetto, oggetto, qui ancora contrapposti. Se non che la relazione di scopo non è perciò un giudicare riflettente che considera gli oggetti esterni solo secondo una unità, come se un intelletto li avesse dati ad uso delle nostre facoltà conoscitive, ma è il vero in sé per sé che giudica oggettivamente e determina in maniera assoluta l'oggettività esteriore. La relazione di scopo è perciò più che un giudizio, è il sillogismo del libero concetto per sé stante che si connette con se stesso mediante l'oggettività. Qui descrive il percorso, il processo che avevo accennato prima. La relazione dello scopo, no, attraverso il medio, e questa relazione è un sillogismo. Il sillogismo però aggiunge il sillogismo del libero concetto per sé stante, che in definitiva non è altro che il sillogismo di più, cioè il sillogismo che si è compiuto attraverso quei tre sillogismi di cui parlava, deduttivo, induttivo e analogico, no? Nel momento in cui questi sillogismi mostrano di essere un tutto, una unità, e non tre figure separate, perché non possono esistere separate, il deduttivo non può esistere senza induttivo, e così vale per gli altri giudizi. Infatti dice a pagina 842, il secondo capoverso, dice: lo scopo è il concetto che nell'oggettività è giunto a se stesso. Quindi il concetto che giunge a se stesso. Come giunge a se stesso? Giunge a se stesso dileguando, direbbe Hegel, dileguando nel soggetto, facendosi soggetto. Pagina 844, il mezzo. Il primo immediato porre nello scopo è il porre un interno, vale a dire un determinato come posto, e insieme il presupporre un mondo oggettivo che è indifferente rispetto alla determinazione di scopo. Questo è il primo modo immediato di porsi in uno scopo. La soggettività dello scopo è però l'unità negativa assoluta. Si è reso il soggetto negatività in quanto si è negato a vantaggio dell'oggetto. In questo doppio movimento, no, del soggetto che scompare e si fa oggetto, il quale oggetto a sua volta scompare e si fa soggetto.
proprio così come vi raccontavo del significante e del significato, del dire e del detto. L'uno scompare nell'altro, nel momento in cui l'altro si dà, il primo scompare, si dilegua. Non c'è la, chiamiamola, scompresenza del dire e del detto. C'è il dire e c'è il detto, certo sono simultanei, ma distinti. E se c'è il dire, c'è, non c'è il detto, e viceversa. Così come se c'è significante, non c'è significato. Se c'è significato, non c'è significante, nonostante siano la stessa cosa. Dunque, dicevo, la soggettività dello scopo è però l'unità negativa assoluta. Il suo secondo determinare è quindi il togliere questa presupposizione in generale. Questo togliere è perciò il ritorno in sé, in quanto che per esso viene tolto quel momento della prima negazione. Imporre il negativo contro il soggetto, cioè l'oggetto esterno, no? Se io pongo il negativo del soggetto, cosa pongo? Ciò che il soggetto non è. Cosa non è il soggetto? È l'oggetto, no? Oggetto, soggetto. Ma rispetto alla presupposizione o rispetto all'immediatezza del determinare, di fronte al mondo oggettivo, esso non è che la negazione prima, immediata, essa stessa e quindi estrinseca. Rispetto alla presupposizione, cioè rispetto all'essere tolto, il soggetto si pone come prima, l'oggetto, scusate, si pone come la prima negazione del soggetto. L'oggetto nega il soggetto perché è il suo opposto, è ciò che il soggetto non è. Perciò questo porre non è ancora lo scopo realizzato, lo scopo stesso realizzato, ma è soltanto il cominciamento per realizzarlo. L'oggetto così determinato è soltanto il mezzo. Vedete, questo oggetto che io pongo e che si contrappone al soggetto, se lo lascio permanere come prima negazione, ricordate la prima e seconda negazione, la prima negazione è l'opposto, la seconda negazione è il togliere l'opposto che si integra attraverso l'opposto in primo momento. Se io lascio questa opposizione tra soggetto e oggetto, l'oggetto che mi rimane, non essendo integrato nel soggetto, non ha raggiunto il suo scopo, non si è determinato in se stesso, in quanto soggetto. Quindi resta che cosa? Come dice Hegel, è soltanto il mezzo. Infatti dice, questo porre non è ancora lo scopo stesso realizzato, è soltanto il cominciamento per realizzarlo, ci vuole l'altra negazione, cioè l'oggetto deve essere tolto. Pagina successiva, primo capoverso, dice: il mezzo è quindi il termine medio formale di un sillogismo formale, no, in questo caso un sillogismo formale, è un che di esteriore rispetto all'estremo dello scopo soggettivo, per l'universale. Come quindi anche rispetto all'estremo dello scopo oggettivo, a quel modo che nel sillogismo formale la particolarità è un medius terminus indifferente, al posto del quale ne possono stare anche altri, come abbiamo visto, al posto del medio, come il famoso esempio degli apostoli. Posso dire che sono 12 o posso dire che sono morti, o sono finite altre cose, e in base a ciò che stabilisco come medio avrò sillogismi differenti, tutti validi, naturalmente.
Lo scopo realizzato, pagina 847. Nel suo riferirsi al mezzo, sarebbe anche il medio del sillogismo, lo scopo è già riflesso in sé, ma non è ancora posto il suo ritorno oggettivo in sé. L'attività dello scopo attraverso il suo mezzo è indirizzata ancora contro l'oggettività come presupposizione primitiva, soggetto, oggetto, di conto. Essa è appunto questo, di essere indifferente alla determinatezza. Quando l'attività consistesse da capo semplicemente nel determinare l'oggettività immediata, il prodotto non sarebbe da capo che un mezzo e così via all'infinito, ne verrebbe fuori soltanto un mezzo idoneo allo scopo, ma non l'oggettività dello scopo stesso. No? Qualcosa che sì, è idoneo, certo, ma se consento all'oggetto di riflettersi su di sé, se lo lascio separato dal soggetto, rimane un mezzo. Lo scopo operante nel suo mezzo non deve quindi determinare come un estrinseco oggetto immediato, non deve mantenerlo come un oggetto estrinseco, dice, e però questo deve fondarsi per se stesso a unità del concetto, ossia quella esteriore attività dello scopo attraverso il suo mezzo deve determinarsi come mediazione e togliere se stessa. A questo punto l'oggetto viene determinato come lo scopo raggiunto. 850, primo capoverso. Si può dire quindi dell'attività teleologica che in essa, cioè della tecnica, che in essa la fine è il cominciamento, la conseguenza è la ragion d'essere, l'effetto è la causa, che essa è un divenire del divenuto, che in lei giunge all'esistenza soltanto quello che già esiste, vale a dire che tutte, in generale, quelle determinazioni di rapporto che appartengono alla sfera della riflessione o dell'immediato essere, hanno perduto le loro differenze, e che quello che viene enunciato quale un altro, come la fine, la conseguenza, l'effetto, eccetera, nella relazione dello scopo non ha più la determinazione di un altro, ma è anzi posto come identico col semplice concetto. Questo nel momento in cui l'oggetto ritorna sul soggetto. Questo è l'aspetto del, come si chiama, il congestionatore. Qui ancora giunge pagina 851, primo capoverso, la solennità. In quanto così essi sono posti come diversi, soggetto e oggetto, tra questa oggettività e lo scopo soggettivo deve essere inserito un mezzo della loro relazione. E questo mezzo è anch'esso un oggetto già determinato dallo scopo. Ovviamente, perché il mezzo si riferisce tanto all'individuo quanto all'oggetto, cioè universale, fra la cui oggettività e determinazione teleologica occorre inserire un nuovo mezzo, e così via all'infinito. Con ciò è posto il progresso infinito della mediazione. Questa potrebbe essere una definizione della tecnica. No? Il progresso infinito della mediazione. Perché no?
Lo stesso si verifica riguardo all'altra premessa, cioè alla relazione del mezzo verso l'oggetto ancora indeterminato. Poiché sono assolutamente indipendenti, non possono essere uniti che in un terzo, e così via all'infinito. Finché li mantengo indipendenti, avrò sempre bisogno di un terzo che mi connetta un elemento con l'altro. La conclusione, ossia il prodotto dell'operare teleologico, non è se non un oggetto determinato da uno scopo a lei estrinseco. E così lo stesso che il mezzo. È un oggetto determinato da uno scopo estrinseco. Il mezzo è questo. Non ha lo scopo in sé. È qualcosa che serve a un'altra cosa. In un tal prodotto stesso è quindi venuto fuori soltanto un mezzo, non uno scopo realizzato, ossia lo scopo non ha veramente raggiunto così alcuna oggettività. Prima dicevo, è come se fosse rimanesse in attesa. Perciò è del tutto indifferente di considerare un oggetto determinato dallo scopo esterno come scopo realizzato oppure soltanto come mezzo. Questa è una determinazione relativa, estrinseca all'oggetto stesso, non una determinazione oggettiva. Tutti gli oggetti, dunque, nei quali è realizzato uno scopo esterno, non sono parimenti che mezzi dello scopo. Guardate bene, tutti gli oggetti nei quali è realizzato uno scopo esterno rimangono mezzi. Uno scopo esterno, cioè che sia estrinseco a questo movimento di riflessione del concetto, dell'oggetto su se stesso. Ecco, ultima cosa, più andiamo avanti più mi rendo conto che riprende la definizione che dava di scienza nella fenomenologia. E beh sì, non è che è cambiata idea nel frattempo. Sì, è il prodotto di un sillogismo formale. 855, verso i due terzi della pagina, questa riflessione che nel mezzo è raggiunto lo scopo e che nello scopo adempiuto sono conservati il mezzo e la mediazione, è l'ultimo risultato della finalità esteriore nel quale questa stessa si è tolta e che essa ha mostrato come sua verità. Quindi il mezzo, la mediazione e lo scopo sono diventati lo stesso. Infatti ci sono conservati il mezzo e la mediazione. Questo è l'ultimo risultato della finalità esteriore. Naturalmente manca ancora l'ultimo passo. Dice il terzo sillogismo, sarebbe quello. Il terzo sillogismo, considerato in ultimo, si distingue perciò che esso è anzitutto l'attività finale soggettiva dei sillogismi precedenti. Deduttivo e induttivo, ma anche il togliere dell'oggettività esteriore e così dell'esteriorità in generale mediante se stessa e pertanto la totalità nel suo essere posta. Il sillogismo analogico è quello che compie il movimento dei tre sillogismi riportando il terzo al primo. Perché il terzo si pone come il fondamento del primo, senza il quale il primo non c'è, ma senza il primo non c'è neanche il terzo, così vale anche per il secondo ovviamente. Dopo che ora abbiamo veduto passare la soggettività, l'essere per sé del concetto,
nel suo essere in sé, cioè nell'oggettività, si è poi di nuovo manifestata in quest'ultima la negatività dell'essere per sé del concetto, no? Allora, la soggettività, cioè l'essere per sé del concetto che torna nel suo essere in sé. Naturalmente per tornare in sé deve togliere il per sé, deve togliere l'oggetto, no? Dice, nel suo essere in sé, cioè nell'oggettività, perché soltanto togliendo il per sé, cioè togliendo l'oggetto in quanto oggetto esterno, allora il soggetto si fa oggetto, lui diventa oggetto, ma in quanto oggetto a questo punto, determinato in quanto oggetto, diventa individuo e diventa soggetto. Questo gli si è determinato in modo che la sua particolarità è oggettività esteriore, ossia gli si è determinato come la semplice unità concreta, unità concreta, non più astratta quindi, la cui esteriorità è l'autodeterminarsi di essa. Ma questa è l'esteriorità, a questo punto del concetto, è la sua propria autodeterminazione. Il movimento dello scopo ha raggiunto ora questo, che il momento dell'esteriorità non soltanto è posto nel concetto, quindi l'esteriorità è stata, se veramente così, assorbita, no? Per cui è stata tolta, cioè l'oggetto è stato tolto. È stato tolto perché si è riflettuto sul soggetto. Il momento dell'esterità non soltanto è posto nel concetto, che questo non è soltanto un dover essere e un tendere, ma come totalità concreta è identico con l'oggettività immediata. Questa identità è da un lato il semplice concetto e la parimenti immediata oggettività, ma dall'altro lato è altrettanto essenzialmente mediazione, e solo per essa in quanto mediazione che toglie se stessa è quella semplice immediatezza. Non c'è più la mediazione, l'integrazione di soggetto e oggetto, potremmo dire così, non ha più bisogno del mezzo, il mezzo si toglie. Il mezzo era il medio del sillogismo, il medio del sillogismo è quello che connette l'individuo, il sillogismo primo, l'individuo con l'universale. I, I, U erano le letterine che faceva l'individuo particolare universale. Nel senso che una volta che lo scopo è in atto, il meglio non più da essere, non serve più a niente. Lo scopo è raggiunto. Il meglio continua a essere se lo scopo non è raggiunto, allora c'è una iperproduzione di mezzi in vista di fini. Il concetto è così sostanzialmente un essere distinto come identità che è per sé, dalla sua oggettività che è in sé. È un aver per questa via un'esteriorità, ma in questa totalità esteriore è l'autodeterminantesi identità della totalità stessa. Così il concetto è ora l'idea. Guardate bene, in questa totalità esteriore è l'autodeterminantesi identità della totalità stessa, che è nient'altro che l'autoprodursi del linguaggio.
dove esteriorità e interiorità sono lo stesso, così come soggetto, insomma, il soggetto sarebbe l'interiorità, l'oggetto l'esteriorità, ma come sappiamo non può darsi uno senza l'altro. E questo che è il percorso che aveva fatto dal sillogismo adesso ha un senso in più, nel senso che averci avvertiti che questi tre sillogismi sono uno, e ci dice che è questo movimento fra i tre sillogismi che li rende uno, che è lo stesso movimento soggetto-oggetto. Ciascuno di questi tre sillogismi non può esistere senza gli altri. Il soggetto non può darsi senza l'oggetto. E viceversa. L'idea, ecco, l'idea è il Hegel, è l'assoluto, è l'intero, il tutto, è il concreto. È il linguaggio, ma il linguaggio che sa di se stesso. Questa è l'idea. Va bene, l'idea la affrontiamo mercoledì prossimo, e perché lui ci riflette a lungo sull'idea, perché tra l'altro è una cosa che più lo interessa, con centinaia di paginette. Però qui ci dirà come funziona, cioè del funzionamento del linguaggio in atto. E per questo poi passeremo all'attualità di Gentile, appunto. Va bene. No, no, lui non tiene conto del fatto, ma lo aveva fatto indirettamente altrove, però ha sollevato una questione interessante, perché tutte le operazioni che Hegel fa per giungere alle sue conclusioni sono operazioni che procedono da sillogismi formali. Cioè, il sillogismo formale non è qualche cosa di negativo che deve essere tolto, e ciò attraverso cui il linguaggio funziona, ma naturalmente il sillogismo formale non può che costruire giudizi, buoni, giusti, ne veri, giudizi così, no? Però come dicevamo non possiamo non formulare giudizi ininterrottamente, così come non possiamo evitare il sillogismo formale, no? È quello che ci pilota e ci fa giungere a delle conclusioni. Lo stesso Hegel non lo dice, avrebbe potuto dire che tutte queste conclusioni, questo articolare la questione in modo senso, è possibile grazie al sillogismo formale, perché il sillogismo compiuto non è un giudizio che consenta di stabilire come stanno le cose, in nessun modo. Il sillogismo compiuto dice soltanto che il sillogismo è quello che è un sillogismo, non può aggiungere altro, perché una volta che l'oggetto è tornato sul soggetto determinandolo, e questo soggetto è se stesso, così come fa l'essenza quando torna sull'essere, determina l'essere, sì, ma come nulla, non va oltre. Per andare oltre ci vuole il sillogismo formale, il quale costruisce, così come l'analogia. L'analogia è considerata retoricamente, che poi non è neanche una figura retorica, ma come un'argomentazione creativa,
creativa perché crea continuamente cose che non sono né vere né false, sono creazioni. No. Beh, infatti questo è il problema, no? Cioè che il sillogismo deduttivo, no? Che è quello logicamente più stringente, infatti è fondato su nulla, è fondato su un'induzione. E l'induzione da dove arriva? Che dice Hegel dall'analogia. Ci pare che le cose stiano così. Quindi l'unica cosa che può affermarsi diventa esperienza, come che cosa? Io ritorno nell'oggetto sul soggetto, ma a parte diventa radio dell'esperienza. Beh, non proprio, perché non è che produca una conoscenza propriamente, è semplicemente questo ritorno una determinazione del soggetto, è esattamente come il ritornare del significato sul significante, non è che sia una pratica conoscitiva propriamente, semplicemente da quel momento il significante è quello che è, lo determina, non fa nient'altro che questo. Una volta determinato, poi lo uso nei sillogismi formali, lo uso per costruire tutte quelle, altre volte si chiamava animali fantastici, seguendo Borges, di questi animali, che sono i giudizi che formuliamo continuamente, sono animali fantastici, che non hanno nulla di logico, ma qui logico nell'accezione corrente del termine, cioè come l'idea che esista una struttura che consente, se eseguita correttamente, di giungere al vero. Però la logica di chi parla Hegel non ha poco a che fare con questo. Scienza della logica è la scienza della parola, quindi, in definitiva, cioè un sapere del logos, un sapere sul logos acquisito dal logos stesso, dal modo in cui il logos si mostra, funziona. Cosa distingue tra ciò che Hegel determina, o meglio descrive come determinazione di qualche cosa, l'esempio tipico dell'essere che viene determinato da far essere non essere in quanto essere, no? E invece i giudizi, gli animali fantastici, sono due cose molto differenti. Il primo è ciò che non può non essere, cioè qui parlo dell'essere, ma per parlare dell'essere devo sapere che cos'è l'essere, che cos'è l'essere, come lo determino, se non togliendo tutto ciò che l'essere non è, e che cos'è che non è? È non essere. Ma questo non essere è ciò che mi consente di determinare l'essere, non sono nulla. E questo è un aspetto importante, mantenere questa, chiamiamola, consapevolezza, che ciascun giudizio è sempre un animale fantastico. L'unico scopo è produrre altri giudizi, come la tecnica. L'unico scopo della tecnica è produrre altri strumenti all'infinito, in vista di uno scopo che non può arrivare mai, perché non si potrà mai determinare. Ma avremo modo di riprendere tutto ciò quando parleremo dell'idea. Va bene, ci vediamo mercoledì prossimo.